Siamo davanti alla casa di Umberto Eco a Milano, qui siamo davanti al Palazzo Sforzesco perché lui abitava proprio qui al numero 13 di Piazza Castello e siamo arrivati qui perché vogliamo rendere l'ultimo omaggio anche noi di Onda TV appunto allo scrittore, al semiologo, al narratore e direi ecco al top della letteratura mondiale. Nel Novecento non credo che ci sia stato uno scrittore così grande come lui e se n'è andato a 84 anni. I funerali avverranno alle ore 15 qui all'interno del Palazzo Sforzesco, del Castello Sforzesco e un'oretta, non più di un'ora per dedicargli l'ultimo addio e poi sarà cremato e trasferito ad Alessandria. Alessandria è la sua città, ma ecco la sua casa per lui ecco più amata era questa qui di Milano. Lui qui usciva spessissimo a passeggio e qui c'è il giornalaio qui accanto e lui andava a prendere il giornale e poi andava al bar a parlare con gli amici e lo conoscete tutti soprattutto per un grande libro che ha venduto, pensate un po', 30 milioni di copie, è Il nome della rosa. Ma lui non era solo questo, era un grande semiologo, era un grandissimo oratore ed era un grandissimo studioso e curioso. Pensate che era famosissimo in tutta Europa e soprattutto in Francia, dove ecco, era quasi sempre costantemente ospite di trasmissioni televisive. E i francesi, lo sapete, non sono molto teneri con noi. E noi vogliamo offrirvi qualche testimonianza di qualcuno che è arrivato qui davanti appunto a porgere l'ultima rosa, proprio così, l'ultima rosa. E allora vi lascio quindi qui a questa intervista che abbiamo realizzato davanti al numero 13 di Piazza Castello e naturalmente ringrazio il mio cameraman Giorgio Speciale. L'importanza di Umberto Eco è veramente mondiale. Una collega arriva dalla Colombia, buona giornata. Buona giornata, veramente un italiano universale, lo scrittore, semiologo, filosofo, il pensatore più influente del mondo contemporaneo. Quanto Eco è conosciuto nell'America Latina? Beh, tanto, perché nell'università la sua cattedra di semiologia era d'obbligo nella facoltà di comunicazione, anche se la sua letteratura era molto erudita e raffinata. Eco è molto popolare in America Latina, è la prova che noi siamo qua a testimoniare il suo ultimo addio. Ci siamo stati ieri a Alessandria, abbiamo ripreso tutta la... hanno fatto una lettura maratonica, una maratona di lettura di 30 dei libri di Umberto Eco, quindi nella biblioteca Francesca Calvo, dove Eco da giovane diciamo si è appassionato per i libri, per la letteratura, e noi abbiamo ripreso, abbiamo fatto un servizio su Alessandria, la giovinezza di Umberto Eco. È un funerale, saranno ecco una commemorazione molto privata, infatti qui non è facile intercettare per noi giornalisti ecco qualcuno e chiedere delle testimonianze. È vero o non è vero? Vorrei che tu confermassi che è molto difficile, no, perché è molto, ecco, c'è molta privacy. No, certamente la famiglia ha detto che vuole una cosa discreta. Proprio c'è la camera ardente lì dentro a casa sua, è stato proprio una volontà della famiglia che lui se ne andasse. Siamo un paradosso perché la sua fama internazionale mondiale, diciamo c'è un contrasto con il suo ultimo discreto addio. L'ho visto qualche volta a Milano sicuramente, l'ho visto magari per strada, quello mi è capitato, mio fratello lo conosceva per dire così, però vabbè, ho letto Il nome della rosa, qualche altra cosa, però voglio dire, al di là di tutto è un grande, poi secondo me al di là una libertà di pensiero è un dinamismo mentale che secondo me, che poi è quello che fa la differenza, perché gli studiosi sono tutti bravi. Ma il pensiero libero, lo spirito libero che è difficile da trovare. Ti meritava il premio Nobel secondo me? Una cosa che manca? Secondo me sì, infatti stavo proprio pensando stamattina a questa cosa, tutto sommato l'abbiamo data a Dario Fo, che chapeau, ci mancherebbe, però io l'avrei dato a Eco anche il premio, no, non nel senso, aspetta, tendiamoci, Dario Fo sicuramente, però perché no, anche ad Eco. Ma proprio perché secondo me è una persona multiforme, poi è informato di tutto, cioè un curioso, ecco, una persona, un curioso, un'intelligenza. Una persona quasi normale, possiamo dire, quasi. Sì, ecco. Secondo me, innanzitutto un approccio, secondo me, con la vita e col mondo, senza distinzione di classe sociale, per dire, ma anche culturale. Secondo me è una persona che voleva bene all'uomo proprio, lo studiava dagli antichi, diciamo dall'antichità fino ai giorni nostri, l'abbiamo vista, no? Stare per Macchio Buongiorno, un po' risaputa, un scoccia anche dirla sta roba qui, però devo dire, insomma, cioè, è una cosa che mi mancherà. Io quella rosa lì infatti ci ho messo
che insomma che gli vorrò bene, gli vorrò bene per sempre. Grazie. Mancherà tanto a Milano, secondo me.